Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che si incrocia sul davanti e che io ho deciso di chiamare maglia Boston. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Adrian File linea Boston, che ha questi splendidi colori. Io ne ho utilizzati 4, come potete vedere: il beige, il panna, poi il panna, questo che è una sorta di violaceo, e l'ottanio. Naturalmente sul sito sono disponibili anche altri colori. Voglio farvi vedere un altro possibile abbinamento da mettere insieme a questi due, che sarebbe questo rosa, un rosa molto più sul pesco, e questo blu. Anche questa combinazione di colori mi piace tantissimo. Potete sbizzarrirvi ad usare i colori che più vi piacciono. Li trovate tutti sul mio sito www.filatielsa.it, di cui comunque vi lascio in descrizione il link proprio per accedere a questi filati. Ora, ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 100 metri. Io ho lavorato con uncinetto sia del 4 che del 3,5. Per con l'uncinetto del numero 4 sono andata a fare le due strisce qui, mentre con l'uncinetto del 3,5 sono andata a fare la parte finale sotto. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho utilizzato 100 grammi del colore beige, 100 del panna, 100 dell'ottagno e soltanto 50 del colore invece di questo sorta di lilla. Ora, per una taglia M vi consiglio di prendere sempre 100 grammi però di tutti e 4 i colori, quindi se io ho utilizzato 350 grammi voi dovete andare a utilizzare 400 grammi. Se invece siete una taglia M a L, allora io vi consiglio di andare a prendere 150 grammi per colore, parte 1, di prendere soltanto 100, quindi 150 più 150 sono 300, più altri 150 sono 450, più 50 sono 500. Naturalmente, se volete fare la maglia più lunga, vi consiglio di un colore di andare a prendere sempre un gomitolo in più, in modo tale da fare la più lunga. Nel mio caso dovrei andare a prendere, se la voglio più lunga, un gomitolo in più del di questo lilla scuro, di questo violaceo, appunto per allungarla, perché degli altri filati, degli altri colori, comunque un po' mi è comunque avanzato per poter fare qualche altro giro. Detto ciò, quindi, del quantitativo, andiamo poi invece a parlare di come è strutturata questa maglia. Sono due rettangoli, è una cosa che abbiamo già fatto, però questa volta invece di metterli normali avanti e indietro, sul davanti io, quando poi sono andata a cucirli lateralmente, li ho cuciti insieme anche dietro, però qui sul davanti sono andata appunto a incrociarli per poi riprendere la stessa lavorazione anche sotto. La lavorazione sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, e questo mi è servito appunto per poter sfalsare i miei colori in modo ad avere queste strisce abbastanza larghe ma non larghissime. Dicevo, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, a parte che all'inizio ho fatto un giro che non va ripetuto, che ha questi fori un po' più larghi. Mi piaceva l'idea di rendere la maglia ancora più movimentata, però a parte il primo giro, poi altri giri vanno sempre ripetuti, sono sempre tutti uguali. Una volta quindi fatti i due pezzi e cuciti insieme, sono andata a lavorare il sotto sempre con lo stesso punto, però i giri in questo caso diventano 2, non più 4, appunto perché andiamo a lavorare in tondo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che comunque potete acquistare anche il PDF se non vi piace ascoltare il video, quindi potete acquistare il PDF sempre sul mio sito. Vi lascio in descrizione anche il link per poter accedere appunto al PDF. E detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, noi andremo ad iniziare a lavorare facendo due rettangoli. Ora, io vi sto già facendo vedere la maglietta terminata, perché voglio farvi capire bene il rettangolo quanto deve essere lungo. Questo è uno dei miei rettangoli, come potete vedere va da qui alla parte dietro ed è incrocio sul davanti, quest'altro che ho fatto. Vabbè, però questo lo vedremo dopo come si fa. Per adesso noi dobbiamo fare due rettangoli uguali. Per quanto riguarda la lunghezza, allora io vi dico che la lavorazione che si va a fare è un multiplo di 2 a cui va aggiunta una catenella per poter avere l'inizio del giro uguale al fine del giro. Io ho montato un totale di 113 catenelle, ossia 112 più una, per ottenere una lunghezza di circa 87 cm. Adesso non ricordo benissimo, ma dopo ve lo faccio sapere meglio andando avanti col video. E dicevo, lavorando con l'uncinetto del numero 4, quindi con l'uncinetto numero 4 io ho montato 113
catenelle. La lunghezza del rettangolo deve andare da dove volete che vi arrivi la parte del rettangolo. A me diciamo che mi arriva a altezza vita, quindi dall'altezza vita all'altezza vita del davanti all'altezza vita del dietro, e poi ho continuato la lavorazione fino ad aggiungere i fianchi. Ora, se voi la volete più corta, dovete andare a mettere più meno catenelle. Se volete che l'incrocio avvenga subito dopo il seno e quindi non scenda troppo, in questo caso quindi dovete andare a mettere meno catenelle. Oppure, se avete molto seno, anche se siete una taglia S, vi consiglio di andare ad aumentare di almeno 4 motivi, perché col seno sul davanti la lavorazione tende a tirare e quindi si alza. Quindi mi raccomando, quando montate le catenelle, misuratevi sul vostro corpo dalla vita sul davanti alla vita dietro quanti centimetri avete, e mettete tante catenelle fino ad arrivare a quella misurazione, ricordandovi appunto il multiplo di 2 a cui va aggiunta una catenella. Quindi in questo caso io potrei anche dirvi: per una taglia M montate 3 motivi in più, però preferisco questa volta dirvi: andate a misurarvi precisamente dove volete che vi arrivi la maglia sul davanti e sul dietro, e andare a misurare tutta quella lunghezza, quindi partendo da davanti, andando sulla spalla e andando dietro, lavorando con un cento appunto del numero 4. Allora, parliamo di filati. I filati che ho utilizzato sono questi, sono dell'Adrian Fill, sono l'ambient che già abbiamo utilizzato, devo ancora togliere questa cosa, vabbè, che abbiamo utilizzato anche l'anno scorso, è quindi un filato che è già presente sul sito. Io ho deciso di utilizzare questi 4 colori, ma sul sito ce ne sono presenti altri, anche altri, quindi potete sbizzarrirvi a fare la combinazione colori che più vi piace, e io ho deciso di iniziare con questo beige, solo che nel campione vi farò vedere invece con il bianco, perché così si vede meglio. Quindi dicevamo, adesso sposto un attimo tutto così possiamo partire con la nostra lavorazione, per farvi vedere i 4 giri che dobbiamo andare a fare appunto per il nostro rettangolo. A parte la lunghezza, io poi naturalmente vi farò sapere anche quanto l'ho fatto largo. Per la larghezza dovete calcolare che deve essere larga il rettangolo quanto una vostra spalla, quindi se una spalla vostra misura non lo so 14 centimetri, diciamo che dovete fare andare a lavorare almeno fino a 16 centimetri. Nel mio caso io credo di dover arrivare a circa 15 centimetri. Ho misurato la spalla, la mia spalla è una scarso 13 centimetri, e quindi devo andare a fare almeno 15 centimetri in modo tale che mi scenda un po', perché voglio che, come avrete visto nella parte iniziale, mi scenda un po'. Quindi possiamo andare a fare appunto il nostro lavoro. E andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare, vi dico già che questo primo giro poi cambierà, quindi adesso caso io lo chiamo sempre primo giro perché i giri da fare sono 4, e il modo in cui lo faremo si fa soltanto adesso, poi cambierà e naturalmente vi farò vedere come. E andiamo a fare quindi 2 catenelle che sono, scusate, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto la prima delle mie catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, ripeto sempre questo per tutto il giro, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e vado nell'ultima e concludo il giro andando a fare una maglia alta. Quindi questo è il nostro primo giro, semplicissimo, come abbiamo detto, scusate, sposto un po', come abbiamo detto. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro. O vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, o come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare un'altra maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il nostro giro. 2 catenelle, entro dentro, prendo il filo e faccio una maglia bassa non chiusa, vedete, non ho chiuso, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo e chiudo tutte le maglie, i fili che ho sull'uncinetto. 2 catenelle e rifacciamo da capo, entro di nuovo nello stesso foro, prendo il filo ed esco, vado dopo la maglia alta, entro nel foro, prendo il filo ed esco e vado a chiudere le mie maglie basse.
2 catenelle e di nuovo entro, prendo il filo d'esco, vado nell'archetto successivo, prendo il filo ed esco e vado a fare 2 maglie alte chiuse insieme. Scusa, 2 maglie basse chiuse insieme. 2 catenelle, 1 e 2 e continuiamo insieme. Quindi entro dentro, prendo il filo d'esco, vado nell'archetto successivo, prendo il filo d'esco e chiudo le mie maglie basse. 2 catenelle, prendo il filo, rientro. Prendo il filo d'esco, vado nell'archetto successivo, prendo il filo d'esco e le chiudo insieme. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro giro. Perché non esce? Ok. E andiamo a chiudere il giro in questa maniera. 2 catenelle, entriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. Entriamo nella terza catenella che qui è la nostra maglia alta e facciamo una maglia bassa. Quindi anche il secondo giro è terminato. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra maglia prima la nostra prima mezza maglia alta. Andiamo nell'archetto successivo e andiamo a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione e andiamo a fare una mezza maglia alta in ogni archetto di 2 catenelle. Quindi entro nell'archetto e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio una mezza maglia alta. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il terzo giro. Concludiamo il terzo giro andando a fare direttamente, senza più la catenella di separazione, una mezza maglia alta dove avevamo fatto la prima maglia bassa. E abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo. Quindi andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la nostra mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una mezza maglia bassa. Archetto successivo, un'altra mezza maglia bassa. Chiudo insieme. 2 catenelle di separazione. 1, 2, rientro nello stesso archetto, mezza maglia bassa. Archetto successivo, un'altra mezza maglia bassa. Chiudo insieme. E devo fare questo per tutto il giro, quindi 2 catenelle, entriamo, mezza maglia bassa, archetto successivo, un'altra mezza maglia bassa, chiudiamo, 2 catenelle, mezza maglia bassa nell'archetto, mezza maglia bassa in quello successivo, 2 catenelle, e chiudiamo insieme, 2 catenelle, mezza maglia bassa, archetto successivo, mezza maglia bassa. Catenella di separazione, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la nostra mezza maglia bassa, alta e andiamo a fare un'altra mezza maglia alta. Abbiamo terminato così anche il quarto giro. Ora dobbiamo riprendere dal primo giro. Il primo giro che andremo a fare adesso è quello che andremo sempre a ripetere, quindi a differenza di questo lo andremo sempre a ripetere. Questo diciamo che non si ripete più e vi faccio vedere come andare a fare il nostro vero primo giro e andiamo a realizzarlo in questa maniera. Andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra mezza maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo, andiamo a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione e in ogni archetto andiamo a fare una mezza maglia alta. Catenella, archetto successivo, mezza maglia alta. Catenella, archetto successivo, mezza maglia alta. Catenella, archetto successivo, mezza maglia alta. Catenella e dobbiamo terminare il giro e andando nella nostra mezza maglia alta inizio in finale, quindi entrando nella seconda catenella e facendo una mezza maglia alta. E poi si ricomincia dal secondo giro, quindi questo diventa il nostro primo giro. Ho deciso di fare questo soltanto in modo tale da non farmi stringere troppo la lavorazione iniziale, quindi i quattro giri sono questi. E vi ho detto, io lavorerò fino a, naturalmente adesso che procederà il video vi avrò detto quante volte ho lavorato e vi dico che io ogni quattro giri sono andata a cambiare il mio colore. Vedete, ogni quattro giri ho cambiato il mio colore. Ho iniziato col beige, sono andata con il panna, con questo violaceo, con l'ottanio. Di nuovo beige e bianco, quindi alterno ogni quattro giri.
Allora, io ho finito il mio primo rettangolo che vi ricordo che è lungo circa 87 centimetri e ho ripetuto i 2G, il 4G per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte e come larghezza per me va benissimo, sono 20 centimetri. Adesso devo andare a fare un altro quadrato, un altro rettangolo uguale a questo qui. Scusate se sentite il rumore, ma ho l'aspirapolvere che sta andando nel robottino. E adesso noi, una volta fatto il rettangolo, ne dobbiamo andare a fare un altro, però nel frattempo lo pieghiamo a metà e io andrò a cucire da sotto fino a sopra, qui lasciando circa 15 o 16 centimetri, penso più 16 centimetri da qui a qui come scalfo per una taglia M. Allora, come giri vi consiglio di farne almeno un motivo in più a me, quindi 4 giri in più. Taglia L fate due motivi, quindi 8 giri in più. Per quanto riguarda lo scalfo, da sopra a sotto lasciate libere circa 17-18 centimetri per una taglia M e circa 20 centimetri per una taglia L. Dipende naturalmente da quanto lo volete fare largo il vostro scalfo. Io lascerò circa 17 centimetri. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, naturalmente dobbiamo andare a cucire dalla parte esterna, non da dove abbiamo messo le catenelle, ma dall'altra parte. Allora, ho cucito quindi per circa 25 centimetri lateralmente i due rettangoli e poi li sono andate a cucire tra di loro nella parte dietro, partendo da sotto verso sopra, per circa 27 centimetri, lasciando qui un'apertura di 9-10 centimetri. A questo punto dobbiamo incrociare la nostra maglia sul davanti, facendo combaciare appunto la parte, una delle due parti con la parte dietro in questa maniera, quindi vedete. Questi sono i miei due rettangoli e io ho incrociato. Ora io provando la maglia devo incrociare di 5 motivi, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi qui vado a mettere il marcatore, mi alzo un po' così vedete meglio, e quindi sotto 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi qui incrocio. Naturalmente io vi consiglio di andare a mettere il vostro marcatore e di andare poi a misurarvelo per vedere se avete stretto abbastanza, se avete stretto abbastanza o avete bisogno di stringere ulteriormente. E adesso possiamo iniziare a lavorare la parte di sotto dove lavoreremo lo stesso giro e io vi dico già che inizierò a lavorare dalla parte della cucitura dietro. Quindi mi giro la lavorazione sotto sopra. Io vi consiglio di iniziare la lavorazione qui dalla cucitura dietro e non dal davanti. E andiamo a fare normalmente il nostro primo giro, quindi io mi aggancio qui dove ho appunto la cucitura, poi naturalmente fermeremo tutti i fili e andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono le due, sarebbe la maglia alta, la mezza maglia alta più la catenella di separazione. Vado qui dove ho la maglia alta orizzontale, vado a fare la mia mezza maglia alta, catenella di separazione, vado nel foro qui e vado a fare un'altra mezza maglia alta, catenella di separazione, vado nel foro e vado a fare una mezza maglia alta, catenella di separazione, vado nel forellino e vado a fare un'altra mezza maglia alta, catenella di separazione, e continuo così fino ad arrivare dove ho i marcatori e vi farò vedere come andare a fare la lavorazione per unire i pezzi, i due pezzi insieme. Quindi per adesso procediamo in questa maniera, entrando sempre nei forellini per fare le nostre mezze maglie alte. Quindi sono arrivata dove ho la parte avanti e la parte dietro, ho tolto già il marcatore, ho fatto la mia catenella, quindi entro sia nel foro avanti che nel foro dietro qui per poter unire la lavorazione. Catenella di separazione e vado a lavorare nel foro ed entro anche nella parte dietro, che può essere anche la maglia alta, quello non è un problema. Quindi catenella di separazione, continuo a lavorare, entro nel foro e anche dietro e vado a lavorare così, quindi per tutto il giro. Vi farò vedere appunto come terminare il giro e come poi iniziare a fare il secondo. L'unica cosa, mi raccomando, state ben attente quando
andate dietro di prendere anche la parte dietro, però la lavorazione è sempre questa. Allora, sto per terminare il primo giro, dovrei fare la catenella di separazione e invece vado dove ho la seconda delle mie catenelle che equivaleva la mia mezza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. A questo punto iniziamo il giro andando a fare una maglia bassa non chiusa, andiamo nel foro successivo un'altra maglia bassa non chiusa. 2 catenelle e ricominciamo da capo. Rientro nello stesso foglio, maglia bassa non chiusa. Vado nell'altro foro, maglia bassa chiusa, non chiusa e chiudo insieme. 2 catenelle, di nuovo maglia bassa non chiusa nello stesso archetto. Archetto successivo, un'altra maglia bassa non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle e continuo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il successivo. Sto terminando anche il secondo giro, vado a fare una catenella, ho fatto le due maglie alte chiuse insieme, entro dove ho le due, scusate, le due maglie basse chiuse insieme, entro dove ho le due maglie basse chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa. Adesso ricomincio a fare il primo giro perché questa volta abbiamo la possibilità di continuare a lavorare normalmente, quindi i due giri vanno sempre ripetuti. Naturalmente io però farò sempre 4 giri e poi andrò a cambiare colore, quindi rientro dentro dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. E vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima mezza maglia alta, catenella di separazione. Vado nell'archetto di 2 catenelle successive e vado a fare la mia mezza maglia alta. Ops, scusatemi. Catenella di separazione e vado nell'archetto successivo. Continuo a lavorare così quindi per tutti i giri necessari ad arrivare alla lunghezza desiderata della nostra maglia. Io sono ancora un po' indecisa quanto fa la lunga, se fare una maglia, se fare un top, se fare in realtà un vestitino. Io adesso continuerò a lavorare, poi naturalmente vi farò sapere. Allora, io ho ripetuto i due giri perché questa volta non sono più quattro, però facciamo quattro in modo tale che vedete il colore. Ho ripetuto quindi i miei 4 giri per 1, 2, 3, 4, 5 volte. E a questo punto la nostra maglietta è terminata. Naturalmente per la parte sotto, se avete bisogno, io non ho avuto bisogno di allargare, si è allargato un po' da sola, però se avete bisogno di allargare, mi raccomando, passate a lavorare con un uncinetto di mezza misura più grande in modo tale che la lavorazione si allarga, però nel senso che diventa più morbida, ma non si va a fare troppo forata.